Non fare l'intro in inglese. Non fare l'intro in inglese. Non fare l'intro in inglese. E allora ragazzi, salve a tutti, bentornati in questa nuova parte su Crash Bandicoot 2. La scorsa volta abbiamo completato il quarto capitolo, mi pare. Credo che sia, o il quarto o il quinto, non mi ricordo. Comunque, questo è l'ultimo. Ragazzi, qua siamo alla fine. Oddio, aspetta. Siamo all'ultimo livello. Cioè, questo qua è l'ultimo mondo, ok? Dove tra l'altro troviamo un robo molto interessante. Cioè, qua c'è l'ultimo... Come posso dire? L'ultima cosa che cambia nel gioco. L'ultimo modo di giocare un livello, ecco. E il problema è un altro. Il problema è che è finito questo... Dato che non voglio andare a battere Cortex adesso, ma come ho fatto in Crash Bandicoot 1, ho intenzione di farlo come cosa finale. Quindi... Dopo tutti gli extra, cioè che poi extra, diciamo che gli extra di Crash Bandicoot 1 erano semplicemente delle cose aggiunte. Com'è che si ammazzano qui? Ok, mi raccomando, non saltateli in testa perché mi ammazzano, se non ricordo male. Comunque gli extra di Crash Bandicoot 1 erano delle cose aggiunte in questa versione per Switch, per PS4, non lo so, poi comunque nel remake. E non so se ci sono dei livelli particolari anche qua nel 2. Non credo, cioè non ne ho visti. Guarda che figata sti robi, non mi sembrano dei gamberetti. Comunque occhio, perché sto livello è particolarmente bastardo. Nel senso che questi nemici sono infami come non so cosa. A partire da questi qua che si alzano e si abbassano a seconda delle necessità. Il problema è che poi tutto questo andrà rifatto, perché vanno riprese tutte le... tutte le casse, tutte le gemme, tutto, va ripreso tutto. Guarda che infami, dovete aspettare che si abbassino perché sennò non potete passare. Ah, c'ho una vita. Classico. Ragazzi, firmate una petizione. Firmate una petizione, dite no ai game over. No, basta game over. Vi lascio il link in descrizione per andare a fare... No, stavo scherzando. Createla voi. Non c'è cosa più divina che un game over la mattina. No, me l'han tolto. Mi sa che per quella roba è un tentativo per tentativo. Vabbè, quello. Tutta colpa di sti micro cosi qua che ti rimpiccioliscono, maledetti. Colpa loro se il mondo va in fallimento, mica per colpa nostra. Porca vacca, porca vacca. Il livello bonus questo non mi piace più. Ah, bello. Perché si è fermata la musica? Ah. Oh, no, che okay, game over anche qua, no, grazie. Oh. Tutto per tre stupide casse. Adesso c'ho un'ansia. C'ho un'ansia di morirci, ma proprio subito, immediatamente. Dai, bello. Come here, boys! Fuck. I riflessi, raga, i riflessi sono sprecati. Ho una vita. No, non ti devi. No, c'era la fine, era finito. Dai, cacchio. Oh, forza. 38 perché abbiamo saltato tutto l'altro pezzo. Me l'han chiuso, sti infami. Oh, ma sentirete parlare di nuovo di me. Oh yes. Ma qua non ci sono le gemme colorate prendibili facendo tutto il livello perfetto, quindi senza morire. Le gemme colorate in questo gioco si prendono con percorsi alternativi o con cose segrete, come abbiamo già visto. Per cui qua le prenderò tutte in video. Cioè, come avevo fatto nell'altra... No, non ti mettere a cosa, sto spiegando, sei fermo. Nell'altra let's play dell'1 le avevo prese per conto mio, perché a livello l'avevo fatto, bastava non morire. Qui appunto sono posti segreti, quindi li troveremo. L'unica cosa che farò sono appunto i livelli in cui ho perso. Questo qua, ragazzi, è un livello particolare, tra l'altro, guardate. E via! E sbam col jetpack. Vi avevo pur detto che c'era... No, devi andare giù. Vi avevo pur detto che c'era il coso del livello. Madonna santa, che cacchio di roba è? Raga, è incontrollabile. Cioè, la musica mi piace, mi sta gasando, mi piace un sacco. Solo che non riesco neanche a concentrarmi, a presentirla. È difficilissimo. Perché con uno vai sopra, con uno devi accelerare, con l'altro devi decelerare. E ovviamente ci sono gli ostacoli, cioè non è che tutto dritto è rose e fiori. Quanto finisce male da 1 a 26? 26! Allora, ora skippiamo tutte le mele, cosa che mi fa star male. Per il semplice fatto che mi servono le vite. Vi prego, datemi più vite. Allora, piano, devo prenderci la mano. La mano devi prendere, non i tubi incandescenti. Voglio vedere a fare questo livello con la velocità lì, per la reliquia. Madonna, qua muoio. Cioè, muoio adesso, quindi. Oh, ciao. Piano. Non ridere così. Sai che non hai capito bene la situazione di dove sei. Oh, no, ma ci sono anche loro? Vai nel fuoco! Maledetto.
Ah, pure i tubi. Mia. Giù, piano. Non va bene che mi casi così tanto sta canzone, però. Sì, tre vite, aria, respirabile. Crash piano. Ora capisco come si sentono gli astronauti. In realtà spero che non si sentano veramente così, perché è brutta come cosa, eh. No, il tubo. No, raga, no. No, raga, stiamo calmi, ho una vita, stiamo calmissimi. Ho una vita e non ho paura di perderla, eh. Di qua, let's go. No, il drogato. Deve morire. Sì, scendi. Ragazzi, non ci... Posso riaverla tutta? Ma io posso avere più sfighe di così, no? Cioè, sì, però già così basta. Avete presente che vi dicono, una volta raggiunto il fondo, puoi solo risalire? No, qua ve lo dico io come finisce. Una volta raggiunto il fondo, scavi, spacchi il fondo e vai ancora più giù. Si chiama fondo più uno. Avete presente quando vi dicono, quando da bambini facevate quel giochino? Ah, io dico il numero più alto e dicevate infinito e io dico infinito più uno. È vero, esiste, è così. Ecco, la stessa cosa succede col fondo. C'è fondo, poi c'è il fondo più uno della sfiga. Questo è quello che raggiungo io sempre. Non so se avete notato, ma sono andato nella cosa del terrore, dai, come cacchio si chiama? Nel posto maledetto di Satana. Tutto per una gemma? Ah, ok. Beh, va bene, ci sta. Ci sono i topi bianchi da laboratorio della morte. Ci sono i draghi del cielo. Tutta gente simpatica, comunque. Cioè, non è che... Poi anche la musica. Sentite la musica che è felice. Perché è felice? 25 casse su 46. Le ho saltate. Che devo andare, scusate. Ci sono delle casse da questa parte, delle casse dall'altra parte. Dove cacchio devo andare io? Abbiamo due opzioni. O lì si va a destra e poi si torna indietro. Cosa suicida, praticamente. Anche perché adesso mi tocca rifare il livello, tra l'altro. Devo prendere... Il cristallo. Il cristallo, ragazzi, è l'unica cosa che dovete prendere. La gemma potete lasciarla, il cristallo no. Perché se lasciate il cristallo non potete andare avanti, insomma. Allora, proviamo a lasciare il robo della morte, no? E andiamo dall'altra parte. Porca di quella vacca. Questo me lo sono messo in testa. Devo dire che non sto vedendo casse. Ecco, no, come non detto. Ci sono 18.000 casse qua. C'è il bonus e c'è tutto. Cosa mi sta a significare? Dove cacchio devo andare? Io vedo le mele. Senti le mele. Feel the mele. Feel it. Ce l'ho fatta? Non so dove sono. No, vabbè, ma prego. Per fortuna sono a livello memoria, guarda. Ho fatto il livello. Ma che cacchio? No, raga, non ci voglio credere. Ah, ci siamo collegati. 44 su 46. Cioè, no... Mi manca un pezzo di cervello, a parte qui. Molto probabilmente bisogna ritornare indietro. Cioè, ci sono due casse che si prendono solo dall'altra parte. Un altro. Seriamente? Ma io mi ammazzo. Sentila come pompa. Bellissima. E parte. Il loop. Compilation. 30 minuti. Anche se il livello è odioso. Cacchio, mi sembra di rifare quello di prima, però. Ma che sfiga. Si vede che non sono stati insultati abbastanza. Non hanno capito che non devo rifarlo. Volo in jetpack. Epico finito laser. Questo video si chiamerà Volo col jetpack. Epico finito in carbonizzato. No, ma non è possibile. C'è il checkpoint di lì. È lì, è di fianco. Zero vite. Niente. Però, raga, ora abbiamo il Luca Uca. E ce l'abbiamo. Non possono farci nulla. Chiedo solo una cosa. Una sola cosa nella mia vita. Una vita. Sì, è proprio qui. 96, 97, 99. Non capisco dove stanno i laser. No, io c'ho paura, Fiora, io c'ho paura di muovermi. Ma che cacchio di bordello. È lì. Tutti! Yes! E schere. E schere. Oh, raga, era stata la cosa più sudata. Che, per fortuna che non c'è nient'altro da fare. Cioè, qua adesso c'è da fare la cosa rapida, ma... L'altro giorno. Spaced out. Ragazzi, l'ultimo. Questo qua, raga, è l'ultimo. Ok? L'ultimo livello del gioco. Calmi, rilassati, nulla di difficile, se non per il fatto che ho già zero vite. L'ho voluto io. In questo modo partiamo con 4 vite almeno. È
Siamo di nuovo noi. Faccia a faccia col game over. Ecco, perfetto, ho perso su. Ammazzami. Dai, beh, prendi la mia vita. Prendila tutta. Posso avere sto checkpoint? Grazie. Almeno uno, sai. E adesso che ho preso il checkpoint, è ora di un bel game over, però. Non mi avrete mai! No! Dai, raga, zero vite. No, una. Come una? L'ho rubata. Ecco, adesso sto molto meglio. Adesso ne ho zero. Forza, raga, forza, raga. Non ci vogliono morti. Cioè, in realtà ci vogliono tutti morti. Tutti! Non mi avrete mai. Non mi avrete mai. Ora dammi tutte le mele che c'hai. Questa è una rapina. Dai, che è solo passato un'ora e mezza. Che scemo! 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Che succede? Vite! La danza della vita, la danza della vita. Ah, te ridi? Vuoi venire a giocare te, Pino? Eh? Basta. Me ne vado. Ci vediamo domani quando le mie condizioni mentali saranno ottimali per giocare a questo videogioco, ok? Anzi, giocherà Pino la prossima volta. Gameplay by Pino. Impari a ridere, impari.